Buon pomeriggio ragazze, faccetta del giorno con un mix di prodotti in habla e altre cose. La resa del Trucocchi mi piace moltissimo, non sono per niente convinta di questo rossetto che è Moulin Rouge, Dragonfire, Moulin Rouge, credo, sì, me lo confermate, Moulin Rouge, che è questo rosso mattone metallizzato della collezione. L'altro è un rosso più classico, questo è un mattone metallizzato e devo dire che non mi convince affatto, ma aspetto a levarmelo dalla faccia perché voglio farmici un po' l'occhio prima di capire se mi sta veramente così male come a me sembra. Nel frattempo io vi lascio alla realizzazione della faccetta, noi ci vediamo prestissimo, buona giornata a tutte, ciao! Eccoci a another faccetta of the day. Quando ho tempo io faccio faccette. Allora. Ci saranno alcune cose di Nabla della Gold Dust Collection, ma non solo, un po' perché mi piace comunque utilizzare anche altre cose, un po' perché di Nabla comunque non è che io abbia anche fondotinta, correttori e robe varie, di conseguenza devo comunque sempre integrare, e so che in generale preferite i video dove faccio vedere anche la base, non solo gli occhi, quindi ecco, ci saranno anche altri prodotti mostrati. Nel frattempo vi racconto questa. Ieri sono andata, ho iniziato a fare un po' di regalini di Natale, quest'anno pensierini per tutti, niente di esagerato. Ero da Kiko, c'era una bambina, cioè c'erano tre bambine con una mamma di una di loro, no? E a parte che mia bambina elementari, cioè non ragazzina, proprio bambina. Sono rimasta un po' sconvolta perché a parte che sceglieva il gloss e sentivo la mamma che diceva dai, non mi ricordo come si chiamava, scegline uno che possiamo usare entrambe, no? E poi, non solo, questa bambina a un certo punto, ma sapete, io ero sovrappensiero, anche perché se fossi stata un po' più concentrata avrei reagito, perché io in certi casi non riesco a stare zitta. Questa bambina, mi sono accorta dopo che per provarsi un gloss sempre sulla mano, ma sia lei che le sue due amichette bambine avevano gloss fucsia brillantinati, cioè belli carichi, non lucida labbra burro cacao, ha aperto una confezione, cioè, che non era un tester, capito? Cioè ha aperto una confezione di vendita per provarsi un gloss sulla mano, poi l'ha rimesso dentro la confezione di vendita e l'ha rimesso a posto. Io me ne sono accorta quell'attimo in ritardo per poter dire qualcosa a loro, però ho chiamato poi la commessa e le ho detto guarda che una bambina ha utilizzato il prodotto di vendita e non il tester, se lo volete togliere dalla vendita, perché comunque pensate che, per carità, non che le dita di una bambina ci facciano morire, però non lo so, mi girerebbe un po' l'idea di comprarmi un gloss che so che è già stato spaccioccato sulle mani, no? La cosa più strana per me era che in quel momento fosse presente la mamma ad assistere a questa cosa, perché bambini siamo stati tutti, cacchiate ne abbiamo fatte tutte quante da piccoline, poi magari si ha anche una percezione diversa, no? Rispetto a tester piuttosto che prodotto in scatolato, anche se mi sembravano belle sgamatelle tutte e tre le bimbe, però il fatto che tu mamma non dica niente, che tua figlia apra una confezione di vendita per provarsi il gloss sulla mano, cioè mia mamma mi avrebbe fatto, a parte che conoscendola avrebbe acquistato il prodotto se ne fosse accorta, ma poi mi dava uno schiaffone che arrivavo da Torino a Pinerolo in un secondo, cioè boh. Cerco sempre in questi casi di incacchiarmi senza giudicare poi troppo, perché che ne so io come sarò da mamma, se avrò una figlia cafona, se metterà le mani dentro i tester e io non me ne accorgerò o farò finta di niente per non stare a discutere in pubblico, non lo so, quindi posso anche non giudicare. Certo è che da acquirente mi dà fastidio, cioè le commesse di Kiko in sti giorni, poi che nei negozi c'è un bordello pazzesco, di sicuro non riescono a star dietro a tutto, soprattutto i bambini che sgattaiolano da tutte le parti, no? Però, boh, non lo so, il fatto che ci sia ormai un po' poca educazione è vero, purtroppo.
Comunque, continuiamo con la mia faccetta. Basta fare la vecchia. Allora, Terra Resplendent Compatta Bronzing Powder 01 di Puro Bio. Ho caricato troppo. So anche benissimo che mi direte, ah, hai visto la bambina, ma perché ci sono tanti adulti che fanno la stessa cosa? È vero. Però il bambino in qualche modo può essere recuperato, no? Cioè, se tu mamma educhi una bambina al fatto che certe cose non si possano fare, si ha la speranza che sia poi questa bambina diventerà un'adulta educata. Se nemmeno da bambina la sgridi, ci sta che poi certi comportamenti a lei sembrino normalissimi e che quindi anche poi da adulta non si comporterà tanto meglio, ecco. No, passiamo agli occhi. Riprodurrò oggi in qualche modo una combo occhi che ho utilizzato, che ho fatto l'altro giorno e che mi piaceva tanto tanto tanto. Ovviamente ci saranno tante dita in questo video come al solito. Allora, avevo messo Snowberry su tutta la palpebra con il dito Snowberry e questo rosa mauve brillante in auto. Bello, bello, bello questo Snowberry. Avrei dovuto mettere una base, lo so, mi sono dimenticata, perché a parte che mi durerebbe di più, ma poi andrei a coprire un po' tutte queste venuzze che ho sull'occhio, facilmente copribili da una base in crema opaca che ho di almeno tre brand differenti, che però ovviamente non ho preso. Per la sfumatura esterna di transizione userò un mix di questi due colori, che sono nello specifico Ludwig e paprika, yes. Quindi mischio questi due e do sfumatura e intensità nell'angolo più esterno dell'occhio. Ho poi utilizzato Ludwig un po' più carico qui, di qua ce n'è di più, di qua di meno, qui comunque proprio nell'angolino. Poi andrò a sfumare tutto, prima però prendo Luna e ne metto un pochettino sotto l'arcata sopraccigliare e un pochettino all'interno dell'occhio. Luna è questo colore qua che mi piace veramente tanto perché è un illuminante super metallico, che secondo me è molto carino per i look da feste di Natale. Guardate che bello illuminante che è. Proprio. Riprendo lo stesso mix che ho utilizzato sugli occhi e lo metto anche qui sotto, tenendo però Ludwig, quello più scuro, un po' più carico nella parte della metà esterna, diciamo, e invece paprika un po' più in quella interna, in modo che la parte esterna risulti più scura, e metterò Ludwig anche qui come se fosse una matita sfumata. Ora vi faccio vedere. Ecco, ora avrei due opzioni. La prima è rigazza nera e trasformare il trucco in un trucco da sera. La seconda, che è quella che farò, volevo provare a mettere il rossetto rosso della collezione Gold Dust, quindi gli occhi li tengo così. Vado a mettere mascara e base mascara di Smashbox e poi torno per il rossetto. Ecco, col mascara. Proviamo Dragonfire, che è quello un po' più metallizzato dei Diva Crime fra i due rossi usciti nella Gold Dust Collection, giusto? Ho detto giusto? No, Dragonfire no, è l'altro che volevo, Moulin Rouge. Dragonfire è più un rosso che immagino con una semplicissima linea di eyeliner, se volete facciamo anche quella faccetta lì. Quindi quello che avevo in mente, anche se ho detto Dragonfire, è Moulin Rouge, sì, che è questo colore qui. Devo essere onesta, non so se mi piace questo rossetto, forse no, non tanto, mi ci vedo un po', cioè aspetto prima di toglierlo perché magari mi abituo, diciamo.
Lì per lì non è un rossetto che mi piace, cioè finora Bye Bye Birdie e Narabesque mi sono piaciuti molto di più. Mi incuriosisce il Moulin Rouge messo per l'appunto con una riga nera di eyeliner, magari è un trucco che faccio domani, ve lo faccio vedere anche quello. Voglio mettere anche un po' di illuminante però per rendere il trucco proprio da sera a questo punto, potrei anche metterci la matita nera, ma no, rimaniamo così. Però ci metto l'illuminante e ci metto l'illuminante di J.Lo, come chiamavo io questo di Pupa. È dell'anno scorso o di un paio d'anni fa? No, forse dell'anno scorso. Ed è un illuminante dorato molto wow. Non esagero perché sono le 3 del pomeriggio, sì che mi sto truccando, però ecco, tanto prima devo andare anche in palestra a fare delle commissioni, quindi vorrei non uscire come la famosa palla da discoteca di cui parlavamo prima. Però già che ce l'ho qui questo illuminante, lo vado a picchiettare un po' qua. Ecco. Ah, che carino, ci sta benissimo. Per dare un po' di luce, più luce, più luce. Bello, trucco che mi piace un sacco. Il rossetto no. Non so se è la combo occhi con questo rossetto che non mi piace, cioè non so se avessi magari solo il mascara mi piacerebbe di più. Ora come ora non mi piace, però lo provo ancora un paio di volte, magari appunto solo con il mascara e vediamo l'effetto che fa. Non so se sia il tono di la punta di rosso marrone che non mi piace, o se sia l'effetto metallizzato che non mi piace sulla mia faccia, non lo so. Comunque, questa è la faccetta di oggi. Noi ci vediamo al prossimo video. Farò ancora un paio di esperimenti con questa collezione di Nabla perché la trovo molto carina. E niente, alla prossima. Ciao!